prima ancora di cominciare a vedere il video, ricordati di iscriverti al canale, attiva la campanellina e se ti va dopo lascia anche un commento. Ci lasciamo perché magari ho fatto io una cazzata. Oddio, panico. Vado su Google, cerca frasi d'amore, perché io non cerco il modo più semplice per domandarti scusa, ho sbagliato. Cerco tipo le frasi ad effetto. Dopo ti dico il motivo. Ed ecco che sul tuo telefono arriva: ti amo con un amore che è più dell'amore. Wow. Oppure: amarsi non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. Fantastico. Tantissima roba. Bene, finito il momento romanticismo. Sono tutte cazzate, lo sai, vero? È semplicemente un metodo un pochino subdolo che utilizziamo per stimolare la principessa delle favole che è in te. Della serie l'amore vince su tutto e vissero per sempre felici e contenti. E in realtà provo a rigirarmi la frittata cercando di sembrare meno stronzo di quello che sono in realtà. Noi di solito ci rendiamo conto di aver sbagliato e vorremmo sempre in qualche modo passare dalla parte della ragione, o perlomeno vorremmo limitare i danni. Obiettivamente, se sei molto arrabbiata e non mi faccio sentire oppure lascio che ti passi da sola, immediatamente tu pensi che non me ne freghi nulla. Quindi devo fare qualcosa di potente e di carino in modo di farti passare l'arrabbiatura. Allora la frase ad effetto o anche i fiori funzionano perfettamente. Ma guarda caso, a distanza di 3 giorni dalla romanticissima frase, sparisco nel nulla. Pensa quanto era vero ed eterno quell'amore. Tante volte, infatti, questa situazione è un'occasione per liberarmi di te. E succede chiaramente quando non me ne frega nulla. Ci sono anche dei casi in cui mi rendo conto di aver sbagliato, ma te ne accorgi perché sono presente e sono anche visibilmente rattristato da questa situazione. Poi chiaramente aspetta a te decidere che cosa fare, se perdonarmi oppure no. Dreams are my reality.